sia lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo di oggi c'è un'occasione di critica, ancora una volta, da parte dei farisei e l'occasione è quella del digiuno. Il digiuno dei discepoli di Giovanni era molto noto, così anche quello dei farisei. Il digiuno è sempre stato in tutte le culture un predisporre il corpo, dunque lo spirito attraverso il corpo, a un vuoto perché si è riempito dallo Spirito Santo. Il vuoto del corpo in qualche modo prepara e aiuta lo spirito perché il corpo tende a soffocare quelle che sono le sensibilità, le attenzioni spirituali. Dunque, mortificando il corpo, in qualche modo lo spirito diventa più teso, più attento, più sensibile a quello che è il messaggio dello Spirito di Dio. Non digiunare dunque diventa un segno di una vita condotta non troppo spiritualmente, non è tanto perché c'è una norma da seguire o un'altra, ma è proprio perché quello stile di vita non è congruo a quello che è la vita della tensione spirituale. È solamente un pretesto per criticare Gesù. Gesù si era preparato con il digiuno 40 giorni, ma non insegna sul digiuno perché la spiegazione è molto più profonda. C'è un tempo unico nella storia in cui il Verbo di Dio fatto carne, Gesù, cammina con gli uomini. E cammina con i suoi discepoli che lui si è scelto per poi lanciarli nel mondo ripieni di Spirito Santo, appunto con la Pentecoste e con la potenza del suo nome. Scaccerete demoni, guarirete gli ammalati, predicate il Vangelo, il regno di Dio è vicino a voi. Ebbene, Gesù cerca di far comprendere che egli è lo sposo vicino al suo popolo e all'uomo in un modo specialissimo. E quegli stessi che lo rimproverano saranno quelli che lo toglieranno di mezzo a tutti i costi, cioè uccidendolo. Verrà tolto lo sposo, allora digiuneranno. Allora digiuneranno significa non solo che saranno addolorati per il fatto che Cristo viene tolto da loro, e non fa riferimento unicamente alla crocifissione e alla morte, ma al fatto che lo sposo sale al cielo e siede alla destra del Padre ricevendo ogni potere. E da lì manda uno spirito nuovo che ha bisogno di otri nuovi. Gli otri nuovi sono le persone, gli uomini, che devono lasciarsi modificare per poter ricevere la pienezza dello Spirito. Allora digiuneranno, vuol dire che saranno in attesa dello Spirito e del ritorno poi dello Sposo nella gloria, la seconda venuta di Cristo che noi attendiamo. Il digiuno dunque appartiene alla Chiesa e appartiene alla Chiesa perché noi conosciamo tutta la distanza che c'è tra la nostra natura umana, così incapace di poter elevarsi alle cose spirituali e la potenza di Dio che con pienezza si dona agli uomini mediante il Figlio che manda lo Spirito Santo dalla posizione privilegiata che ha raggiunto dopo la resurrezione con l'ascensione. Dunque ci troviamo di fronte a un mondo d'ora in avanti, da quel momento in avanti, parlo dell'ascensione e la discesa dello Spirito Santo, in cui la lotta spirituale, quindi tensioni del corpo e quelle dello spirito si fanno più forti e più evidenti. Occorrerà digiunare, fare penitenza per mortificare il corpo e poter avere tutte quelle risorse spirituali che Dio vuole donare. Un fare un vuoto, un preparare dunque il nostro corpo per avere uno spirito rinnovato dallo Spirito Santo. Far sì che la nostra parte spirituale sia capace di dominare le parti basse dell'umanità per
per poter ricevere il vino nuovo, che è il vino dello Spirito. Questo fatto è vero per ogni persona, questo fatto è vero per le persone prese nella loro interezza, quindi la Chiesa in quanto tale, il popolo di Dio. Questo fatto è vero per l'umanità. Ricordiamo come a Ninive fu mandato il profeta Giona e questi bandirono un digiuno e la cattiveria della loro vita fu perdonata e quindi non fu mandato il disastro. Se questo fu vero per un popolo pagano, questo tipo di possibilità di dialogo tra Dio e l'umanità tramite la Chiesa, che è portatrice dello Spirito di Cristo, è ancora più presente. L'umanità ai nostri giorni ha perso veramente il senno. Guerra, discordia, vita senza Dio, vita senza spirito, materialismo che è la ricerca dei beni e del dominio sui beni e sulle persone. Tutto questo è imperante. La vita di relazione è basata sul potere ad ogni livello della persona umana e si usa l'uomo per poter distruggere l'uomo perché pochi possano dominare e guadagnare. È un mondo veramente brutto. A questo mondo noi Chiesa dobbiamo dire, mettendoci in ginocchio davanti a Dio, facciamo penitenza perché per esserci un rinnovamento spirituale occorre un abbassamento di tutti questi che sono gli atteggiamenti di orgoglio, di pregiudizio, di violenza, di ingordigia spirituale e materiale. Mettiamoci in ginocchio, facciamo penitenza perché il mondo sta correndo verso la rovina che si infligge da sé, un mondo che vive senza Dio. Noi dobbiamo ricordare al mondo che Dio è, che Dio c'è per noi e che dipende dal nostro atteggiamento. Volgere le spalle a quelle che sono le norme che sono scritte nei cuori di tutti gli uomini, il rispetto e l'amore per il prossimo, chiunque esso sia. Se questo non viene fatto, lo spirito non può giungere e la rovina, il disastro incombe su di noi. Quando Gerusalemme ha volto le spalle al proprio Dio, Gerusalemme è stata lasciata in balia dei suoi nemici, con i quali pensava di fare alleanze o altro. Gerusalemme è stata distrutta. L'opera di distruzione della guerra è uno stato molto avanzato e pericolosissimo ai nostri giorni. Dobbiamo mettersi in ginocchio e supplicare che il mondo non venga lasciato in balia di se stesso e non si autodistrugga. La questione è molto seria. È un tempo dunque nostro di digiuno. Perché se non facciamo adesso penitenze, non preghiamo tutti per il mondo intero, per la pace, ma soprattutto per il superamento di questa cultura senza Dio e contro l'uomo, ovunque nel mondo. Il mondo rischia di autodistruggersi, ma non in tempi lontani, in tempi molto vicini. Lo sposo dunque è per noi, ma occorre che noi guadagniamo in qualche modo qualche merito, qualche segno di conversione. Dobbiamo rivolgerci a Lui con umiltà, in ginocchio, chiedendo perdono per i nostri peccati personali e per i peccati del mondo intero. Chiedere misericordia per il mondo intero. Questo passerà attraverso un digiuno, volente o nolente, forse saremo tutti costretti alla fame, e questo forse ci riporterà a un senno maggiore di
di quello che abbiamo avuto finora, in questi ultimi 70 anni di relativa pace dopo le grandi guerre mondiali. Mettiamoci in ginocchio, chiediamo misericordia per il mondo intero, essendo noi stessi parte del mondo, ma anima stessa del mondo, anima abitata da Cristo, anima unita al suo corpo mistico. Anima dunque che deve soffrire, patire, ma può anche chiedere per intercedere per l'umanità intera. Dio vi benedica.